Che sia un anno di realizzazione, di divertimento, di studio, di amicizie e di vita. È l'augurio del sindaco Matteo Ricci e dell'assessore alla crescita Camilla Murgia, che questa mattina hanno salutato i ragazzi pesaresi al loro rientro in aula. Prima tappa alla Dante Alighieri, nella nuova sede di Pesaro Studi in Viale Trieste. Il primo cittadino ha annunciato che il comune ha ottenuto un finanziamento per una nuova scuola che sarà al top dell'efficientamento energetico e della sicurezza sismica. È evidente che nel frattempo stare in Viale Trieste, stare al mare, male non è, e quindi abbiamo trovato una bella soluzione logistica e anche abbastanza vicino al quartiere, perché essendo una scuola media è evidente che dovevamo cercare anche di tener conto della territorialità e quindi la scuola temporanea non potevamo spostarla troppo lontana dal quartiere originario. Ricci è poi intervenuto sulle critiche scaturite ieri dal messaggio agli studenti del direttore generale dell'Ufficio Scolastico delle Marche, Marco Ugo Filisetti, un discorso che qualcuno, in particolare del centro-sinistra, ha ritenuto fuori luogo per parole e toni militareschi degni del ventennio. A voi tutti, aveva scritto il direttore, ricordiamo l'importanza di fondare il vostro impegno sull'adempimento del dovere con fede, onore e disciplina. Potranno capitare momenti in cui tutto attorno sembra rovinare, tutto sembra buio, aveva aggiunto Filisetti. Sappiate che in quei momenti c'è tutto un dovere da esercitare, quello di non arrendersi, se non altro perché nel tempo a venire i vostri bisnipoti sappiano almeno che ci fu chi non alzò le braccia ma continuò a battersi. Ormai purtroppo non ci si scandalizza più, ma ogni volta è peggio e abbiamo più volte evidenziata l'inappropriatezza di questi messaggi, ideologicamente anche abbastanza preoccupanti. L'abbiamo detto in tutte le salse, sono state fatte interrogazioni parlamentari, quindi io non ritengo adeguata una comunicazione del genere, la ritengo sbagliata da molti punti di vista e insomma ribadiamo il nostro pensiero. Invece ci tengo a invece io ringraziare la scuola, la preside, tutti gli operatori, gli insegnanti, perché noi abbiamo fatto del nostro meglio con la struttura, ma loro hanno dovuto nel giro di pochi mesi organizzare un trasloco e questo non è facile. E quindi se oggi i genitori e i ragazzi troveranno una scuola a posto e pronta a partire, in gran parte merito loro, non soltanto dall'amministrazione comunale. Presenti questa mattina anche l'assessore al fare Riccardo Pozzi alla sostenibilità e Di Morotti, accolti dalla dirigente scolastica Alessandra Zacco. Il personale scolastico è insufficiente, questo ci tengo a sottolinearlo, cioè non abbiamo come scuola, ma questo non solo all'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, ma in tutte le scuole, della provincia, ma anche probabilmente a livello nazionale, non abbiamo i collaboratori scolastici, non abbiamo gli amministratori, cioè non abbiamo i segretari, e questo rappresenta, una gravissima difficoltà per noi dirigenti scolastici, ma soprattutto per l'utenza, cioè le famiglie. Siamo costretti ad operare sempre in una emergenza costante.